ADN Kronos. Aggiungi contatto. Il podcast di ADN Kronos che racconta ogni mattina chi è il personaggio del giorno. Bentornati da Carlo Intini. Oggi è mercoledì 8 maggio. Il contatto che suggeriamo di aggiungere è Julius Zekil. È considerato uno degli hacker più pericolosi, uno degli uomini più ricercati d'Europa. È stato condannato a 6 anni e 3 mesi di carcere Julius Zekil Kivimäki, il cybercriminale finlandese, classe 1997, con alle spalle un'attività criminale cominciata quando aveva appena 13 anni. Kivimäki, che da adolescente si faceva chiamare Zekil, ancora teenager, entra nel collettivo hacker Lizard Squad e Acve Planet, divertendosi a provocare il caos in rete. Autore di attacchi che hanno violato sistemi informatici di alto profilo, all'età dei 17 anni è stato arrestato e successivamente è stato ritenuto colpevole di 50.700 reati di pirateria informatica. La condanna a 2 anni con sospensione della pena, vista la giovane età, è stata criticata da molti in Finlandia. Tra i cyberattacchi che lo hanno reso celebre, quello che ha messo offline le 2 più grandi piattaforme di gioco la vigilia di Natale e il giorno di Natale, colpiti PlayStation Network e Xbox Live. Un'operazione che ha impedito a decine di milioni di persone di scaricare giochi, registrare nuove console o giocare con i propri amici online. Nel 2020 l'attacco più pesante. Complice il lockdown, Kivimäki ha violato il database del centro di psicoterapia Vastamo, impossessandosi dei profili di oltre 33.000 pazienti. Migliaia di loro sono stati ricattati. 24 ore per pagare, altrimenti i dati sarebbero stati pubblicati in rete. Dal processo è emerso che l'hacker chiedeva dai 200 ai 500 euro. L'impatto delle email è stato devastante. L'avvocato Jenny Raischio, che rappresenta 2.600 vittime, al processo ha affermato che il suo studio è stato contattato da parenti di vittime che si sono tolte la vita per la vergogna nel veder pubblicare online le proprie cartelle cliniche. I migliori esperti di cybersicurezza si sono messi subito in pista sulle tracce di quanto lasciato in rete da Kivimäki. La polizia finlandese ha impiegato quasi 2 anni per raccogliere prove ed emettere un avviso rosso dell'Interpol nei confronti dell'hacker diventato uno dei criminali più ricercati d'Europa, di cui si erano perse le tracce. L'arresto è avvenuto a febbraio per caso. Il ragazzo è stato rintracciato per errore quando la polizia di Parigi è andata nel suo appartamento dopo aver ricevuto una falsa chiamata per disturbo domestico. La gendarmerie ha scoperto che Kivimäki viveva sotto falso nome. Il processo in Finlandia è diventato un caso mediatico. L'hacker 27enne, con calma e sangue freddo, in aula ha professato la sua innocenza. Nella partita a scacchi giocata online da Kivimäki con la polizia, lo scacco matto è arrivato quando le tracce hanno condotto dal server utilizzato per scaricare i dati rubati al conto bancario di Kivimäki. Alla fine i giudici hanno emesso il verdetto, ritenendolo colpevole di tutti i capi di imputazione, oltre 30.000 i crimini a lui addebitati, uno per ogni vittima. Il cybercriminale non ha fornito alla polizia informazioni su quanti soldi possiede in Bitcoin, trincerandosi dietro un elusivo "non ricordo i dettagli del mio portafoglio digitale". Condannato a 6 anni e 3 mesi di carcere, il massimo della pena previsto era di 7, probabilmente Kivimäki ne sconterà solo 3. Aggiungi contatto, il podcast di ADN Kronos che racconta ogni mattina chi è il personaggio del giorno. Seguici su tutte le app e piattaforme podcast, iscriviti al canale, abilita le funzioni segui e notifica per trovarci più rapidamente e lascia una recensione. Altre notizie, ultime ore e approfondimenti su adnkronos.com.